Allora ho qui alla mia destra Luca Sofri e alla mia sinistra Giuseppe Cruciani. Io chiedo a loro qual è il rapporto fra l'editoria cosiddetta tradizionale, la carta stampata, e l'editoria online, l'informazione che viaggia su web o su radio. Io i giornali non li leggo più. Da quanto? Boh, li leggo la sera, il giorno dopo, se mi perdo qualcosa, se mi segnalano qualcosa. Leggo solo le cose online, leggo, ma non dico che è giusto così, dico che mi viene così, mi viene più facile così per quello che faccio. Twitter moltissimo, dove trovi anche i giornali o parti di giornali o articoli interessanti che ti segnalano, però per me è così, per me, fosse per me non vederebbe una copia. Non gli lasciamo proprio scampo alla carta stampata. No, dico, fosse per me non ci sarebbe. Poi evidentemente il fatto stesso, cioè io ne usufruisco perché ci sono naturalmente, no? Per cui non sono inutili, però fosse per me non andrei mai in edicola a comprare un giornale perché tanto so tutto, ho tutto qua dentro. Tu hai un sacco di quotidiani però, te li regalano? Allora. Sì, ma i quotidiani ce li ho per abitudine, perché mi piace, quando ho più tempo mi piace comprarli, mi piace il rapporto con la carta, però normalmente quando lavoro, adesso sono qui a Perugia magari ho un po' più di tempo, però quando lavoro a Milano non li compro mai, in redazione non li leggo la sera, me li porto a casa la sera e forse ne leggo uno. E Luca Sofri? Luca Sofri fa abbastanza come lui, non leggo giornali di carta, nella redazione del Post non entrano giornali di carta da un sacco di tempo, dopodiché invece diciamo paghiamo degli abbonamenti ai giornali su iPad nelle loro versioni digitali perché ci servono, però la mia lettura somiglia molto a quella di Giuseppe, cioè ormai è una lettura diciamo puntiforme, disseminata e disordinata, in cui diciamo molti contenuti e molte informazioni che vengano dai giornali o non dai giornali però arrivano in mezzi completamente diversi. Nemmeno io sfoglio un giornale dalla prima all'ultima pagina, ecco. Ne guardo le prime pagine, guardo alcune cose, poi leggo su internet che ci sono altri articoli, ricevo segnalazioni e quindi vado a cercare quelli, ma di nuovo su internet. Quindi il rapporto, questo significa in realtà che il rapporto c'è molto intenso rispetto alla domanda che facevi. Ma sopravviveranno i giornali di carta? E chi lo sa, non sappiamo nemmeno cosa succede fra 3 mesi, figurati se sappiamo. Neanche domani. No, domani una mezza idea ce l'avrei. Che succede domani? Deve venire mia moglie, la famiglia, per favore, diciamo, almeno non mi complicare il weekend. Va bene. Grazie. Allora io ringrazio Giuseppe e ringrazio Luca. Grazie, grazie. Allora.